Sei pronto per partire con AZ Viaggi? AZ è un tour operator che porta in giro per il mondo viaggiatori da oltre 40 anni. Avete esigenze particolari? Siete un gruppetto di amici? Sei solo e hai voglia di viaggiare con un gruppo ristretto di viaggiatori? Massimo 20 persone? State scegliendo la meta per il vostro viaggio di nozze? Per questo ci siamo noi di AZ, perché tu scegli la destinazione e a tutto il resto, trasferimenti, coincidenze, biglietti e burocrazia, pensiamo noi. Non hai ancora scelto la meta per le tue prossime vacanze? Dai un'occhiata alle nostre proposte su www.azviaggiworld.it. Troverai tante idee e partenze programmate per tutto l'anno. Ma soprattutto, se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, contattaci, perché abbiamo sconti e promozioni esclusive solo per te. Sei pronto per incominciare ad esplorare il mondo? Il clima sta cambiando. Ogni strada nel mondo è in continua evoluzione. Con Kumho Tire non hai nulla da temere. Non c'è strada che non puoi affrontare. Passa a Kumho. Tu non sai che fare, sintonizzati con Lunch Press, il programma che ogni giorno aiuta a vincere lo stress. È Lunch Press. Al microfono il pilota è Marco Edoardo. Tutti i giorni a fianco a lui c'è Menini Leonardo, che sarebbe il copilota e quindi porta anche il casco. Matura un vaso da fiori per bere la grappa, talmente grosso che per sollevarlo non basterebbe il rivaca. In regia c'è Morgan che schiaccia i tastini, mette voci inopportune mentre parla Menini. Da Bergamo son collegati con un vecchio Nokia, milioni di persone frutto della mente da mi sporchia. Il Do, il Bralele Adani, Caresso il Gian Maestro. Se ascolti tutti i giorni trovi molto più di questo. Qualche volta Sedorf manda un audio poco serio, Trash Abate, anche se in diretta ci sono ospiti veri. Ma se non hai capito qui di cosa si parla, dillo all'avvocato e dillo anche alla mamma, dillo a chi vuoi tu, è dalle 13 che inizia il programma. Lunci cocci 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 colpo. Come dice Amedeo Consonni, ci stava come titolo anche Pigliamose la Coppa. Ti è piaciuto? Daje Milan, ragazzi, perché finalmente è arrivato quel giorno, 11 di aprile, giovedì, andata dei quarti di finale di Europa League, Milan-Roma. Leonardo Menini, quanto siamo carichi da zero a Brahim Diaz? Così, non so perché tesi, io inizio come a sentire. Come la pancetta, più o meno teso della pancetta? No, più tesa la pancetta. Non sarà facile, una partita importante. Pioli ha detto la partita più importante della stagione, ce ne sono state tante, ad oggi questa effettivamente lo è. È la partita più importante della stagione, speriamo non sia l'ultima più importante della stagione, perché ci sarebbero poi le semifinali, le finali, eccetera, eccetera. Però, se dalla regia mi dicono che abbiamo già in collegamento Mister Pioli, io procederei col reperto numero uno, quello dove c'è Pioli, si capisce, Morgan. Perché ieri altra grande partita in Champions League, sì, l'avrete visto, vittoria 3-2, sì, Barcellona sul Paris Saint-Germain. Pioli, a proposito appunto di queste due sfide, che è Morgan, è una foto, non è un video, Morgan, è la foto, è la foto. Ah, ok, ci siamo bruciati già il video dopo, quindi? Ah, ok, perché ho sentito correre, va bene. Pioli, non siamo molto distanti da City e Real, 2 ore 20 per Madrid, 2 ore 10 per Manchester, confermiamo mister? Sì, mentre intendevo quello, no? Qualcuno solitamente, come si deve capire, ha frainteso. Certo, tutti pronti a fraintendere mister. Scherzi a parte mister, allora ultime di formazione, come siamo messi? Allora, preparato tutto benissimo, abbiamo fatto uno schema con 11 giocatori. Fin qua. Qualcuno a centrocampo l'abbiamo messo, mister? Quindi 11 giocatori, è ufficiale, possiamo già mettere ufficiale, Milan giocherà in 11? Esatto, però sì, c'è uno schema innovativo che prevede di schierare Calabria ma non coinvolgerlo. Cioè, lo mettiamo e non gliela passiamo. Esatto. Cercare di fare in modo che Calabria sia isolato dal resto della squadra, no? Cioè, lui praticamente scambia il gagliardetto all'inizio, stringe la mano al loro capitano e poi finisce la partita. Vuoi vedere che a sto giro l'ha preparata giusta? Vuoi vedere che la... Poi ho fatto un grande sforzo a non schierare Adli titolare, ce l'avevo
provato a pensare in tutti i ruoli, poi Murelli mi ha detto no, puoi giocare bene a sera a Reinders, che forse sì, è un pochino meglio. Vabbè, quindi dobbiamo ringraziare. Torniamo pure in studio, Morgan. Possiamo, grazie. Leo, allora possiamo dare le probabili, sì, visto che il mister ormai ce le sta spoilerando, il mister ce le conferma. Allora, ce le conferma. Calabria, che però non verrà coinvolto come da indicazione del mister, sì. Ciao e Gabbia con Teo Hernandez a sinistra, Reinders, Bennacer, proprio perché ad Adrino gli hanno trovato alcun tipo di postazione. Loftus-Cheek torna in tre quarti, Pulisic, Leao e Olivier Giroud. Conferma, mister? Allora, se confermo, allora innanzitutto sono felicissimo che finalmente posso tornare a panchinare Chukwueze. Sì, infatti non vedeva l'ora. Fastidiosissimo anche contro il Lecce, ho fatto grandi giocate, ma un fastidio che non potete immaginare. Mamma mia, no, possiamo. E dopo Kier, che ieri parlavamo potesse giocare, invece si è già spompato durante la cintura, quindi non ce l'ha fatta. E partire a panchina magari fa gli ultimi 8 minuti, se da qua l'82esimo recupera magari gli ultimi 8 minuti per i colpi di testa, che lo mettiamo. Si è stancato scendendo dal pullman per arrivare in hotel, insomma. No, scendendo le scale, al terzo piano, c'era l'ascensore. Affaticamento per Kier, affrontata doppia rampa di scale. C'è proprio il fiatone. Sì, ma non è un infortunio il fiatone, mister. Cioè, io non so. Ma lui è lungo. È come quando esce da bagno, c'è sempre il fiatone. Si esatto, capisce perché. Però. Ma Teo, chi ci sarà sicuramente? Teo Hernandez. Prego la regia di andare col reperto numero 2, ovvero l'ultimo dei due video che ho mandato questa sera. Sì, esatto, esattamente. Si è girato come Giroud. Teo Hernandez, buonasera intanto, buongiorno, ciao Teo. Ciao ragazzi, un saluto incredibile. Hai visto che chi ci sarà a Milan sta trattando per questo giocatore molto rapido sulla fascia. Non ho visto il video, quello mi ha mandato. Sì, è quello. Gliel'hai mandato a Teo? Sì, gliel'ho mandato a Teo. L'ha mandato a me, no? L'ho scritto: Brahim corre molto più veloce. Brahim è il nano più veloce al mondo, eh. Sì, vabbè, ho capito, però hai visto le distanze. Poi è tutta una questione di prospettive. Come Leonardo Menini, quando racconta le nuove fidanzate, no? Certo, cioè, certo. Tu bari molto, no? No, io spiego la regola della L, che funziona sempre ed è applicabile a tutti. Tu sei molto alto, però. Io sono basso. Madre natura mi ha fatto abbastanza basso. Menini chiede di sposarsi alle sue fidanzate, si mette in ginocchio, no? Per rendere più vera la regola della L. Comunque, Teo, siamo carichi per stasera? Oh, incredibilmente. Ho chiamato anche l'announcer di Trenitalia, no? Per dire in arrivo il treno sul binario 19 a San Siro. Bene. Ah sì, mettiamo annunciatore così ci divertiamo tutti oggi, no? Ah, bravo. Teo deve essere bloccato, però. Mister, ma è carico, perché devi stare bloccato? No, se sta più prudente, magari fa anche il difensore centrale, adesso vediamo, perché? Non possiamo. Se Calabria non possiamo sbilanciarci troppo. Esatto, sì, già giochiamo indietro. Ma quello lo facciamo sempre. Però vabbè, andiamo. Ma l'ho capito, dopo 36 partite ci sono arrivato. Meglio tardi che mai. Olli deve stare. Ci sarà e occhio, perché ce lo chiedono anche in chat. 4 giocatori a rischio di fida: Mike Maignan, Davide Calabria, Younous Moussa e Rafael Leao. Quindi con un cartellino saltano il ritorno anche Mike Maignan, attenzione. Ecco, quindi sappiamo già chi verrà ammonito. Sì, esatto. No, ma noi volevamo parlare con Olivier. Grazie Edita, intanto gli è arrivata la maglia. Olli, sei carico per stasera? Non tanto, no. No, perché no? No, che parli ancora contro la Roma. Hai ragione. Hai ragione, sei pagato. Infatti te la fa venire la voglia, Olli, però lo capisco. Ah, ma dai, c'era tante belle città da andare a visitare che non ho visto nella Direct. Intanto Roma non è bruttissima, esatto. Giochiamo a Milano. Avevo tante amiche a West Ham, no? Che erano lì che mi aspettavano. Ho detto andiamo a West Ham, no? Abbiamo pescato la Roma, che vado due volte non l'anno. Non c'è la città di West Ham, comunque. C'era West Ham? No, è a Londra, ma va bene. Dovresti saperlo, visto che hai vissuto lì per più o meno 15 anni. No, ti assicuro che c'è West Ham, no?
Vabbè, ci... vabbè, è la città di West Ham. Ci fidiamo, ci fidiamo. C'è anche Aston Villa. Chelsea, la città di Chelsea. Tottenham. Sì, certo. No, non purtroppo oggi... No, ma adesso basta. Lazio. No, oggi tra l'altro non mi stanno arrivando messaggi da Seedorf, io l'avevo un po' provocato, anche perché, ragazzi, finalmente a grande richiesta, Morgan, l'ultimo, non ti rompo più. Ieri ho trovato il mio sosia, o comunque sì, sicuro. Ma non era il nano che correva. No, è ancora il nano. Era il tuo sosia. No, non è. È andato, mi dicono che è andato. Sai cosa? Poi la difficoltà di Leo immaginarsi le cose senza. No, senza vabbè, ma era... grazie Morgan. Va bene, era semplicemente. Eri tu che facevi partire gli audio. Sì, esatto. Non so se si è capito, se si è visto bene. Zlatan sarà a San Siro stasera? Sì, può darsi, vediamo. No, se... ci va anche Cardinale. Sì, esatto, tra l'altro. So. Boh, faccio ape alle 17 e vediamo. Se finisco, ma è un po' presto ape alle 17, quello, però. Boh, di solito alle 8 io vado a letto, quindi non posso andare a letto con stomaco pieno. Dopo non digerisco e di setole. Allora, questo è vero, quando si avvicina poi a una certa età, sì, bisogna un po' mangiare prima, perché sennò ti resta tutto sullo stomaco. Però Zlatan hai avuto un tracollo, caspita. Mazza, veramente. È incredibile, eh. Oh, tracollo, ma Zlatan qui è unico. Tracollo, ma non mollo. Sì, però ho vinto Europa League, unico in Milan. Ho capito. È vero, sì. Ma forse però si era rotto il ginocchio quell'anno. Ho giocato 10 minuti in quell'Europa League. Sì, ormai sì, è una tua tendenza degli ultimi però anni. Però intanto è vero, effettivamente qualcosa di europeo. Mio presenza a fianco del Manchester United ha fatto vincere Europa League, perché se non c'era Zlatan non si vinceva. Sì, occhio però che c'è il capo stasera, ti dicono Zlatan, a San Siro, quindi devi andare. Sì, capo. Cardinale. Ma a me non si aggiorna neanche il segretario. Mio segretario. Non è il tuo segretario. Non è il tuo segretario, Zlatan è. Amico, è mio segretario. Vabbè, diglielo a lui. Esatto. Diglielo a lui. Esatto, poi vediamo se ti arriva lo stipendio. Poi io sono segretario di Elena e tutti quindi Cardinale si può dire per la proprietà transitiva è il segretario di Elena. Di Elena, quindi Elena è la proprietaria del Milan. Questo l'avevamo già svelato da tempo. Così, proprio esatto. Hai ricostruito albero genealogico di Milan. Sì, esatto. Piramide. Vabbè, ma raga, della Roma che abbiamo? Solamente Caressa? O l'ex allenatore Mourinho, vabbè. Sono forza più all'uno. Questa sera falli vedere chi comanda in Italia, falli vedere chi la Roma non è una squadra che può vincere l'Europa League. Stasera vecchio tifoso rosso. Vedere chi Pellegrini è una pipa, chi faceva bene una palla. Ma diceva il contrario fino a qualche mese fa, però. No, io non ho mai fatto giocare Pellegrini, poi è arrivato De Rossi, l'ha fatto giocare, sì, gol. Sì. Ma in realtà è Pellegrini che non si impegnava quando c'era Giuseppe, è lo special one. Vabbè. Beppe, sì. Dico io due cose. Ci cambiamo discorso un attimo, però. Sì. Cioè, perché voglio dire una cosa. Sì. Ieri che è successo a Donnarumma? Ha preso 3 in pagella dall'equipe. No, infatti, volevamo arrivarci, perché, ragazzi, ne approfitto se posso anche per fare sfoggio del mio livello di francese. Che perché vi volevo. Lascia giudicare le persone. Non è. Poi votate il livello di inglese. Voto di che? Sì. Dell'equipe 3. Donnarumma 3. De la fibrilité è ancora toujours quando les le montagne se le vent. Il est impliqué sur l'est boot advert. Insomma, la sostanza è che ha fatto un'altra partita di merda. Sì. Donnarumma, sì, Fabio. Sì, sì. Ammazza, la impostazione che ha fatto fa gol. Poi in uscita c'è Bosti che sta fissato sulla linea di porta. Cioè, voglio dire, adesso Magnan che quest'anno ha fatto una qualche errore, eh. Cioè, però voglio dire, Magnan che fa errori è 10 volte superiore a Donnarumma, lo possiamo dire. Lo possiamo dire. Ma è meglio il mio livello di francese o le prestazioni il di Donnarumma? Il tuo livello di francese. No, assolutamente il tuo livello di francese. Vedi. Tra l'altro, ieri dopo la telecronaca ho parlato con i colleghi francesi che mi hanno intervistato, mi hanno chiesto un parere.
da esponente del giornalismo italiano. Esponente, gli ho detto, dietelo donna Roma, io mi pio la Zari. Io mi pio la Zari. Non l'ho, c'era stamattina in prima su Le Figaro, no, questa dichiarazione forte di Fabio sì, Caressa, forte, tra l'altro, però scusami, ma ti chiedono, ti dicono livello WWE, ma soprattutto ti chiedono perché stai leggendo in barese. Livello battesimo, pensavo che no, livello di istruzione battesimo. Un misto tra il barese e un messaggio di WhatsApp in due per. Abbiamo detto, quindi. Però raga, attenzione, perché l'abbiamo chiamato, l'abbiamo evocato, audio del presidente Scaroni. Sempre si è lodato sulla partita di questa sera. Scusate se vi interrompo, che la vostra trasmissione è interessante come sempre, però non ho capito una cosa, ma è vero che stasera c'è Milan-Roma, ma non ho capito, ma il campionato si fa anche da giovedì? Presidente, siamo in Europa lì. Pezzo, sempre sul pezzo. Comunque, Fabio, quindi hai rilasciato queste dichiarazioni, quindi anche Caressa ha scaricato Donnarumma, quindi... Pure noi lo si sta scaricando. Quindi vicario titolare agli europei, CT. Ma chi è vicario? Non lo conosco, non lo conosco. Ma se Boccaccio non conosceva Spalletti, Spalletti poi non conosce vicario, ovvio che sì. Noi ieri sera tutti quanti poi al Parco dei Principi a vedere Mbappé, che come... che vi dico in esclusiva che ha firmato per la nazionale italiana. Ma non ne si firma per la nazionale italiana. Fornisca prove, guardi, il numero di Morgan ce l'ha in regia, ci manda una foto, noi la mandiamo in diretta. Ma guarda, ti dico solo che tra due giorni attesa fa a Coverciano le visite mediche, poi lo si metterà sotto contratto, un quinquennale, si giocherà europei, mondiali e poi... ci penserà se deve stare, ma a questo punto poi si cerca anche un portiere, perché Donnarumma quello servirebbe, ce l'abbiamo, ripeto, vicario, anche se non lo conosce. No, vicario non so chi sia, io se ho parlato con Fabio Caressa prima mi si è proposto Lazzari in porta, lo si sta valutando, poi io si pensava anche poi di chiedere a Lele Adani, lui magari sa a posto, lui cosa sa, grazie Luciano, ciao, ma che conoscenze, ciao, guarda solo il Sud America, non ce ne frega. Che sei un allenatore, Luciano, quell'altro livornese là toscano che allena. Ma ti ringrazio, ma io sai quante volte sei litigato con Allegri perché gli si è detto che non sa allenare. Ma ti aspetto a dare un caffè quando vuoi. No, vabbè, ma scusate, prego, chiamate tra l'altro copre un caffè, ce la fai passare un caffè veloce a Bogotà? Sono quelle quelle 35 ore di pausa a caffè, chi non ce l'ha? Chi ne non se ne fa? abbiamo anche il treno sotterraneo, no? Tipo Parigi-Londra. Poi cosa vuoi che ti costi? Non lo so, 12.000 euro un caffè. Adesso siamo a fare i braccini corti. Dai, ragazzi, per favore. Infatti, poi lo paga la nazionale. Tanto poi gli si scrive che si va a visionare di vacca per farlo diventare italiano e tutto a posto, no? Sì, dicono per la nazionale c'è Davis Vasquez, quello che si faceva i sensi con Sporchia. Non so se ve lo ricordate. Sì, mi hanno anticipato, perché. Notizia di oggi in Colombia, ok, cosa scrivono? Vediamo se l'avete capito voi. No, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Chi pensa a Davis Vasquez? Ma non è pronto. È pronto l'assalto al Milan, Ma perché quindi è ancora del Milan Davis Vasquez? Mi state dando una notizia. Allora, perché voi non capite niente, lo prestate. Se non sbaglio l'avete prestato all'Ascoli, credo che sia una città italiana, adesso non so. Sì, lo è. Anche Alessandro conferma, Ascoli. È in Italia. E dove fanno le olive? Le olive all'Ascolana. Certo, chiaro, come. Voi dentro ci mettete, in Sud America si sa, si mette il bulbo oculare di Tatarusa. Sì. Tra l'altro ieri fanno notare che Donnarumma, quando ha fatto quell'uscita a farfalle, a viola, a margherita, poi dopo si è presa con i difensori in cavalotto. C'è chi ha interpretato quel gesto come: ragazzi, mi raccomando, state attenti, fate più quadrato, non fate passare gli avversari. Chi invece ha detto: qualcuno ha visto Tatarusanu?
Tatarusano che tra l'altro ha preso 8 gol. Sì, ma è vero. Non l'avevo ricordato. Ma senza l'occhio, te credo, già... deve fare la revisione, probabilmente non ha fatto in tempo e non vedeva benissimo, perché sennò Tatarusano è l'unico portiere non sudamericano in grado di competere con i sudamericani. Troppa salamoia, Lele, troppa salamoia in quell'occhio. Comunque richiesta ufficiale del Milan per Davis Vázquez, 112 milioni di euro. 112 milioni di euro? Sì, quindi una quindicina di pesos. Ah, 15 pesos, cioè quindi un pesos è tipo 30 milioni per voi. Ma fai tu il rapporto. Basta che poi noi vediamo i pesos. Se no, non fai fare il rapporto, che sennò poi nascono tanti nuovi pesos. Piccoli pesos. Io c'ho la banca piena di pesos, no? Piccoli pesos. Ma come faremo l'anno prossimo? Sì, io non oso neanche. No, senza Olli non. Scusate, in tutto questo. Fate Radio LAFC? Sì. Valutiamo. Radio Benfica. Tra l'altro avrei più argomenti rispetto al calcio. Ma detto questo, io scusate, ma non ho avuto tempo oggi di controllare, verificare. L'Inter quando ha giocato? Che cosa? Ieri in Champions? Ha giocato col Borussia, ha vinto 2-1, gol di Griezmann. Ah, Griezmann, quindi gioca nell'Inter. Andiamo da Marotta a collegarci col quartier generale della Marotta League. Sì, Samuellino è un giocatore davvero fortissimo, no? Ecco, un piccolo Samuel, un Samuellino. No, scherzi a parte, l'Inter quando gioca, mister, in Europa? Sì, no, abbiamo giocato ieri sera con Avete la maglia biancorossa per l'occasione. Era un omaggio all'Atletico Madrid per averlo... Beh, scherza, ma mica tanto, perché quest'anno vi metterete la seconda serie, che sappiamo non essere tutta in stoffa. E chi l'ha detto che anche in Europa non inizia a andare di moda il cartone? Sì, ecco, noi il cartone piace molto, l'unica cosa è un pochino, stiamo studiando un tessuto tecnico per le magliette, perché ovviamente il cartone in caso di pioggia poi si scioglie. È consigliato per fare i filtrini, tra l'altro. Ma ti immagini la maglia dell'Inter in cartone che si scioglie? La maglia dell'Inter, esatto, a Sedriano la usano per fare i filtrini, mister. Sì, anche noi abbiamo valutato questa opzione e crediamo che la metteremo anche nel regolamento della Marotta League dell'anno prossimo. È di cartone. Tetra Pak. E poi ci sarà l'evoluzione dei materiali, per il momento siamo ancora al cartone. Prima di salutare, ho due messaggi veloci da recuperare, uno di Clarence Seedorf che su Barcellona PSG di ieri sera. Allora, non so se avete parlato della partita di Barcellona con Paris Saint-Germain ieri, se avete visto che io ero lì. Il problema è che non so quanto è finito, perché c'è sempre Evra che fa un cazzo di casino e non capisco mai che cosa succede. Evra, se i vostri figli un giorno si dovessero demotivare e non volessero continuare gli studi, fateli vedere Evra che commenta le partite e dice: figlio mio, lui fa il commentatore sportivo, e vedrete che avrete fatto un'opera buona. La coscienza di Menini, che era un po' che era sparita, che fine aveva fatto, dove si era cacciata? Quanta storia che stiamo raccontando per una partita di calcio. Io sto pensando ad Annalisa, ma soprattutto ultimamente sto pensando a Rosbilay. Sto pensando se fai i capelli rossi, magari rosso nero, come a radio. Però la coppia azzurra e rossa, Roseville è una roba cromatica, una tua scelta. Pensa che stamattina prima di arrivare mi è capitato un TikTok del concerto di Elodie con Annalisa. C'è stato un contatto, come direbbe Carlo Vanzini. C'è stato un contatto. Ma un attimo scombussolato. Vero, sì. Poi ti sei svegliato tutto sudato. No, mi piace Annalisa lo di Beppe. Scusate, scusate regia, è già arrivato l'ospite, il primo ospite? No, perché io stavo prendendo tempo, perché tanto capo sempre nel tempo, che Alessandro Bastrini ha giocato in Serie A, ha giocato anche nella Sampdoria, non so se ad esempio Andrea Pirlo se lo ricorda. Se dubito. No, ho bevuto appena adesso, 10 minuti fa, per non farmi domande così un po' a bruciapelo. Hai ragione, scusa. No, volevo sapere se Zlatan Ibrahimovic se lo ricordava, perché Ale ha marcato, io adesso non mi ricordo in quale partita, dopo glielo chiederemo, anche un certo Zlatan Ibrahimovic, e non gli ha fatto vedere Biglia. E non inteso come Lucas.
No, no, quello mi ricordo, l'unica partita in mia carriera che non ho visto palla. Ah sì, vero? Sì, vero. Quindi se tu dovessi dire i difensori più forti che hai dovuto affrontare? Lui, Chiellini e Nesta. Lui, Chiellini e Nesta. Cioè Ale prima di che... anche di Chiellini, non so se hai sentito. Chiello. Ah sì, scusa. Sì, un po', sai che Chiellini un po'. Cioè. Sì, veramente un po'. Sono qua con Pirlo oggi, mi ha fatto provare. È uscito il tavernello nuovo, non puoi capire. No, ci certo credo. Che però Andrea 4, potrebbe... 4 euro abbiamo comprato 12 cartoni. Ma voi però i soldi ce li avreste, cioè, anche esatto, per comprare. Grazie, cioè, salsiccia. Potreste prendere un vino un po' migliore che scassarvi, no? 12 bottiglie di tavernello. No, l'importante è bere dopo. Tra l'altro, grazie a salsiccia, vabbè, Calabrese e Corrappe, che regala un abbonamento e lo vince Barabba. Barabba, chi volete libero? Quindi, Barabba o Gesù, no, di Nazareth? Dove sei, Gesù di Nazareth? Tutti e due, Gesù di Nazareth. Ma che trasmissione, credi, ragazzi. Incredibile. Non è ancora arrivato l'ospite, quindi però devo salutare per forza Sporchi, altrimenti me lo licenziano. Signore e signori, il GOAT, the best of Daniele Sporchi. Ciao ragazzi. Ciao Dani, ciao, a domani. Dani, ci vediamo domani. Ciao. Bababba. Perché Bababba? Non lo so, però devo dire fantastico, perché qui abbiamo sia Gesù di Nazareth che Barabba. Cioè a un certo punto veramente dov'è Lazzaro? Cioè abbiamo Lazzari, ma non c'è Lazzaro. Alzati e vabbè, no, anche Subsonica sarebbe bello da intervistare. Vi anticipo, settimana prossima o più tardi quella dopo torna Malika. Le faremo cantare un coro contro l'Inter. Sì. Ho già deciso, perché abbiamo preso questa deriva un po' canterina. Ci piace questa deriva canterina, sì, ci mette allegria, posso dire. Non ci fa monetizzare i video, ci blocca le cose, ci provoca degli strike su YouTube, ma ci piace questa cosa comunque. Va bene, allora, in attesa del primo ospite, Leo, mandiamo lo spot e poi fai un po' il punto sulla partita di questa sera. Vai! Se tuo figlio ha un cuore rosso-nero come il suo papà, allora non perdere l'occasione di farlo partecipare al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che anche tu avresti voluto fare alla sua età. Sport Eventi collabora da anni col Milan per organizzare camp estivi che ogni anno accolgono ragazzi dai 6 ai 16 anni da ogni parte del mondo, in suggestive location come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e Altopiano di Asiago. E allora non perdere questa occasione. Vai sul sito www.sporteventi.com e iscrivi subito tuo figlio. Siamo già in ritardissimo sulla tabella di marcia, perché poi tra poco arriva anche Gimbo Tognazzi, vediamo, sforeremo, eccetera. Non lo so, bravo, come dice Umberto, come mai solamente 97 like, raga. Mamma sotto mia. Coi like, con gli abbonamenti, tra un po' arriva anche Gimbo, facciamoci vedere belli per questa sera. Leo, a te. Ma allora, il punto di stasera, il Milan sicuramente è arrivato alla partita più importante della sua stagione in questo momento, per come sono andate le cose. Bisogna fare risultato sicuramente, perché poi andremo a giocare all'Olimpico, sappiamo quanto l'Olimpico possa spingere la Roma. Risultato, Milan che va coi titolarissimi, letteralmente coi titolarissimi, in difesa no, perché mancherà Ficaio Tomori, ma tornerà per il ritorno. Occhio alle diffide, perché ovviamente quattro giocatori, di cui insomma tre titolari importanti, Rafael Leão e Mike Maignan. Su Mike Maignan non ci sono grossi, diciamo, in teoria problemi, a meno che non si perda tempo, ma non penso sia quella l'occasione. Occhio a Rafael Leão, perché fare il ritorno edo all'Olimpico senza Leão ovviamente pesa. E occhio, perché poi in realtà bisogna vedere, adesso non mi ricordo se si annullano poi dalle semifinali in poi, potrebbe essere... Non, Rafa, ti prego, non prendere il giallo. Poi vabbè, è vero, si sposta Pulisic, c'è Chukwueze a ritorno, ma... Ragazzi, cioè questa in che sera... modo può prendere giallo togliendosi una maglietta dopo un gol? Non arbitrano italiani, ma arbitrerà Turpin. Vabbè, per forza. No, ok, non arbitra italiani, arbitri italiani, quindi vuol dire che non Rafael Leão può farsi i primi tre minuti senza il giallo. O può esultare senza il giallo, o può far spalla contro spalla sull'avversario senza il giallo, anche perché Edo Milan
squadra con più cartellini gialli e più cartellini rossi, e tra le top in cartellini gialli in Serie A, Inter ultima sia per cartellini gialli che cartellini rossi. Si vede che sono un dato molto... che fa sicuramente riflettere. Si vede che sono molto rispettosi, corretti, non buttano mai via la palla. Perché no? Leggo un po' di polemica non lo so, nel perché tono sai, della tua voce. Sai Ficaio Tomori che per agevolare la rimessa di Mike al bar Marotta dicono stasera direttore. Sai che Tomori insomma per agevolare il rinvio dal fondo di Mike Maignan ha passato la palla sui tabelloni giallo, no? Sai invece che Barella prende la palla, la lancia di stizza calciandola in aria, nulla di tutto ciò. Giuseppe chiede se le diffide si cancellano sì, in semifinale. Sì, si dovrebbero azzerare in semifinale, quindi Rafael Leao può prendere il giallo la prossima, però al ritorno è importante avere Rafael Leao. Con una squadra come la Roma però che la mette molto sul fisico, non avendo grandissima qualità. No, allora, meno che con Mourinho, siamo in Europa, diciamo che quello che in Italia viene permesso a giocatori come Gianluca Mancini non dovrebbe essere permesso. No, ma oggi non apriremo le telefonate perché siamo un po' in ritardo, ma passamelo anche al telefono Morgan, perché sennò non facciamo in tempo con Gimbo Tognazzi che ci raggiunge dopo, per cui possiamo fare direttamente. Dobbiamo fare il collegamento col primo ospite, quindi buttatemelo dentro al telefono. Armata no, oggi non facciamo in tempo. Tra l'altro vi anticipo di domani. Sì. Comunque vada a finire questa sera, Leo, ve la vedrete voi, Giovanzana Menini. A me risulta che Rafael Leao sia diffidato, ragazzi, che qua mi scrivono che non lo è. A me risulta questo, poi... No, ieri abbiamo detto Sarri al Milan, queste voci, raga, si avvicina la partita di Europa League per scombussolare un po' gli ambienti, no? Perché oggi cosa facciamo? Sarri al Milan, dai, buttiamo Sarri al Milan, notizia, dai, però... raga, non andate lì... No, una notizia di un portale russo. Tra l'altro, no, è vero. Cosa dire? Beh, noi sappiamo che gli hacker russi sono già accusati di aver influenzato le elezioni in un po' di paesi, tra cui in Italia, tra cui negli Stati Uniti, eccetera. Adesso stanno cercando anche di influenzare il calciomercato del Milan. Questo non va bene. Ce l'abbiamo Alessandro al telefono? No, non ce l'abbiamo, ma facciamo al telefono, detto, lasciamo perdere il video perché sennò non abbiamo i tempi per fare tutto. No, purtroppo non abbiamo la spalla perché questo è bello della diretta, ragazzi. Ale ci va a raggiungere adesso in video, ma abbiamo dei collegamenti, dei problemi col collegamento, speriamo di non avere anche con Gimbo Tognazzi. Facciamo chiarezza. Lo stiamo chiamando al telefono. Facciamo un attimo chiarezza per quanto riguarda questa cosa qui. Allora, per quanto riguarda i cartellini gialli, a me risulta che in questo momento in diffida, quindi che salterebbero il ritorno dei quarti di finale, risultano Maignan, Leao, Calabria e Musa. Poi è un errore, mi dicono che sia un errore, allora provo a verificare di nuovo, però io continuo a vedere. Meglio così, se non fosse diffidato meglio così, però lo riportano letteralmente tutti i portali. In ogni caso, a parte questo, poi si azzerano da le semifinali, quindi poi non ci sarà più un rischio eventualmente, se Mike Maignan non prende il giallo in una delle due, non rischierà di saltare. Signore e signori, diamo il bentornato, perché l'abbiamo già avuto diverse volte, ad Alessandro Bastrini, ex giocatore di Serie A, B, C, D, E. Ciao Ale. Ciao Edo, ciao, grazie mille. Come stai? No, grazie a te, come stai? Bene, tutto bene, voi come state? Bene, bene, stavamo dicendo, tu hai marcato Zlatan Ibrahimovic nella tua carriera? Sì, un po' di anni fa. Lui ci ha detto che sei stato il difensore più forte che poco prima che ci raggiungesse. Infatti mi è spiaciuto. Ho sentito. E invece l'attaccante più forte che hai marcato è lui? Direi di sì, assolutamente sì, senza dubbio. Ma quanti anni aveva? In che... Quant'è che mi ricordo quanti anni avevo io, che avevo 19 anni. Ma lui dove era? Juve? Lui era all'Inter. All'Inter. Di Adriano e tutti quelli. Quindi il suo prime praticamente. Bravissimo. Passati un po' di anni, però. Sono passati per forza. Hai smesso prima tu o Zlatan? Ho sentito che ti ricorda, quindi... Sì, sì, visto. Vabbè, Ale, senti, mi spiace che non siamo riusciti, abbiamo avuto qualche problema, diciamo così, con,
con collegamenti, per cui magari lo riprendiamo anche un altro giorno, ci risentiamo anche un altro giorno per approfondire. Prima di arrivare al motivo vero per cui ti ho voluto chiamare, una parola, due parole sulla partita di questa sera, come la vedi tra Milan e Roma? Ma secondo me è una bellissima partita, dico la verità. Non saprei cosa aspettarmi, però penso che sarà una partita bellissima, perché poi sono due squadre, mi piace guardare tutte e due le squadre. Mm-hmm. E sono due squadre che giocano bene, in questo momento stanno giocando bene. La Roma ha ritrovato un pochino di lucidità con De Rossi, sta facendo benissimo, la candidata De Rossi, ma comunque anche prima secondo me stava facendo un buon campionato. Il Milan è una squadra, secondo me, è una squadra molto forte, con un bravo allenatore, con giocatori forti, quindi non vedo l'ora di guardarla, perché secondo me saranno due partite andata e ritorno bellissime. Tu dici con un allenatore forte, molti tifosi del Milan sono critici con Mister Pioli, forse per te l'anno prossimo andresti avanti con Mister Pioli? Ma guarda, a me Pioli piace, mi piace perché mi sembra una persona, non ce l'ho mai avuto come allenatore, ma ho conosciuto gente, giocatori che ce l'hanno avuto e mi hanno tutti parlato bene, mi parlano di una persona molto empatica, di una persona che comunque ha rapporto con i giocatori, e penso che nel calcio di oggi sia molto importante. L'abbiamo visto secondo me con De Rossi alla Roma, che comunque anche lui è una persona che ha un bel rapporto con i giocatori, riesce a farli esprimere al meglio. Poi a livello tattico può piacere o non piacere. Ma lì cos'è successo però, Ale? Perché i giocatori sono gli stessi, com'è possibile? Via Mourinho, dentro De Rossi e un'altra squadra. Cosa succede nello spogliatoio? Cioè, fondamentalmente i giocatori della Roma erano pieni e l'hanno fatto andare via? L'hanno fatto cacciare? Ma guarda, io secondo me questo no, perché anche Mourinho negli anni si è rivelato un allenatore con cui aveva un bellissimo rapporto con i giocatori, quindi secondo me no, magari a volte si instaurano dei rapporti oppure dei meccanismi che poi diventano un pochino logori nel tempo e fai fatica a esprimerti ancora con lo stesso allenatore, infatti magari fai un cambio dove non cambi neanche tatticamente, non cambi i giocatori, però poi la squadra si esprime a volte meglio, a volte peggio, in questo caso è andata meglio. Però io non penso che De Rossi abbia fatto chissà quale stravolgimento della squadra, semplicemente magari è arrivato qualcosa di diverso e i giocatori l'hanno percepito diversamente. Gli stimoli. Beh, una volta mi piacerebbe fare una chiacchiera con te, però, perché per capire che cosa succede veramente negli spogliatoi. Ma domanda velocissima: come si marca Lukaku? Anticipo o si attende? Ti chiede Duliamo, visto che sei stato un difensore di un certo livello. Lukaku ha una forza fisica davvero impressionante, che poi è la sua arma. È la sua arma migliore. Io da difensore non gli darei mai l'appoggio, quindi non gli starei attaccato, perché se gli stai attaccato pesando 90, forse più di 90 kg, facilmente può far perno sul difensore e girarsi, quindi gli starei sempre un pochino più staccato, al massimo stoppa la palla e dopo, una volta che ha stoppato la palla, gli vai sotto. Però Lukaku anche da anticipare è difficile, perché comunque fa tanto volume e quindi da passare di fianco non è facile. Un giocatore che quando gli arriva la palla girato di spalle alla porta, io gliela farei stoppare, al massimo la scarica dietro, poi dopo in area da marcare è tosta, perché grande forza fisica. Tra l'altro con Dybala Dybala è bruttissima coppia, No, devo dire che anche Dybala adesso, se sta bene fisicamente, che non ha problemi, è un giocatore, vabbè, poi lo conosco tutti, un giocatore fortissimo, secondo me è fortissimo. Problema che è capitato più volte, che qualche acciacco magari l'ha limitato. Allora, Ale, perché poi ti voglio salutare, perché appunto c'è anche Gimbo Tognazzi che arriva, eccetera. Io volevo parlare di una cosa, perché il prossimo 8 di giugno, ragazzi, ci sarà un nuovo campione mondiale di padel, e che sta parlando in questo momento al microfono. Sei già iscritto. Perché mi sono iscritto, Ale, stai organizzando appunto a Domodossola, per quel weekend di giugno, adesso ti lascio dire tutto, questo evento benefico a cui chi vuole, appunto, anche tra quelli che ci sta seguendo, può partecipare. Di cosa si tratta? Sì, allora, l'evento comunque è un evento che negli anni passati è stato fatto per
una decina d'anni, quindi è un evento di sport. Prima si faceva tutta la notte, quindi dalle 7 di sera alle 7 di mattina. Noi lo faremo ristretto, quindi inizia alle 5 di pomeriggio, finisce all'una di notte. Ci saranno tanti sport tra calcio, tennis, padel, nuoto, basket, atletica, arti marziali. Ci sono tantissimi sport. Abbiamo la fortuna di avere una struttura molto grande. È molto bella. Esatto, e quindi sarà una serata di sport. Ci sono tanti sponsor che comunque ci seguono, quindi vogliono sponsorizzare la cosa. La cosa importante è che, come hai detto tu, è un evento benefico, quindi siamo stati fortunati a trovare un'associazione dove c'è una responsabile molto brava, la signora Cinzia. L'associazione si chiama Kenya School Desk. E che negli anni, scusate, ha costruito 13 scuole e 13 allestite scuole, altre 38, scolarizzando 600 bambini. Bravissimo, bravissimo. Infatti, cosa importante, che è un'associazione assolutamente no profit, che sappiamo che adesso in questo periodo non è neanche facile parlare di queste cose, quindi associazione no profit. E niente, abbiamo conosciuto la signora Cinzia, ci è sembrata una persona veramente molto disponibile, dove fanno del bene. Sappiamo che l'Africa comunque non è facile anche entrarci, perché è un paese dove c'è anche abbastanza corruzione, dove sfruttano a volte quelli del posto il fatto di magari di far leva un pochino sull'emotività della gente. Ma noi, parlando con la signora, abbiamo visto i video, abbiamo visto tante foto, abbiamo preso questo progetto, che si tratta di una ristrutturazione di tre aule di scuola. La scuola si chiama Hope Junior School. E quindi niente, abbiamo preso questo progetto, una cosa molto interessante, abbiamo deciso di rifare questo evento che si chiama Sport by Night, e tutto il ricavato, quindi il ricavato delle iscrizioni, il ricavato delle persone che decideranno di donare, il ricavato degli sponsor, andrà tutto per la ristrutturazione di queste scuole, per comprare dei banchi. La cosa bella è che si potrà sul muro della scuola, come ci ha detto la signora Cinzia, di poter scrivere il nome, il nome dell'evento, il nome delle persone che hanno partecipato, una cosa che può essere anche bella per chi partecipa, vuol dire che fanno tutti parte di questo progetto. Molto bello. Ale, scusami, mi dicono che c'è già Jimbo in attesa. Io ti bacio, aspetta, ti faccio i complimenti per l'iniziativa. Ti dico, farete fatica a contenere tutto il pubblico che vorrà venire a vedere il torneo di padel, ma soprattutto, perché ci sono. No, ma soprattutto, perché mio cognato, io mi volevo iscrivere a quello di calcio, mio cognato mi ha detto no, ti mangiano. Perché? È esagerato, perché lui non vuole giocare a calcio. Ma tu giochi? Io dovrò stare un pochino in giro a gestire la cosa, quindi secondo me è difficile. Però ti dico questo, tuo cognato non ha neanche mai giocato a padel, quindi preparati. Io però voglio giocare anche a calcio, adesso vediamo, ci organizziamo. Nella squadra di calcio ti metto, la faccio io una squadra. Promesso? Ti metto dentro. Ne giocate uno in meno di fatto. Lascia sta. Ale, intanto ti abbracciamo, ancora complimenti e a presto. Ciao Ale, grazie. Ciao. Allora, benissimo, dopo questa parentesi, questa sera Milan-Roma, non potevamo non andare dal nostro vate, Jimbo Tognazzi. Ciao Jimbo. Ciao bello di Quantani, mi vedi? Ti vediamo adesso? No, non ancora. Ah, la maglietta Antani, mi dicono dalla regia. Aspetta, perché noi abbiamo un ritardo di qualche secondo. Eccolo qui. Meraviglia, bellissima. Doveva venire un po' più rossa, però adesso questa è solo una prova di stampa. Vabbè, dai, andiamo avanti, parliamo di Milan. Beh, intanto partiamo dal livello tensione, come siamo messi? No, sai che io non... No. Soprattutto quando la partita non è secca e ci sono poi altri 180 minuti, la tensione forse ci sarà in visione e in previsione di quello che succederà con l'andata sul ritorno, ma non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, come diceva Lucio Battisti. È una grande citazione. Ma scusa, facciamo un passo indietro. Hai visto la Champions questa settimana, City Real Barcellona? Sì, così al volo ho visto due pareggi, se non sbaglio, no? 2-2, 3-3?
No, 3-3, 3-2 ieri sera. Sì, ieri 3-2 il Barcellona. Alla fine il Barcellona. Comunque calcio all'ennesima potenza. Esatto, si sta parlando di questa cosa perché qualcuno questa mattina... Il primo giorno, scusate, il primo giorno è stato un 2-2 e un 3-3. Sì, Arsenal-Bayern, sì, no, Edo si riferiva a quella di ieri sera. PSG-Barcellona. No, ieri non ho visto nulla. 18 gol in 4 partite, Jimbo, la domanda che un po' tutti ci poniamo è: ma il calcio sta andando in quella direzione e quindi a modo suo il Milan può anche essere un precursore visto che quest'anno cerca di fare un gol in più dell'avversario, oppure è un caso? Ma non lo so, secondo me sono strane coincidenze, non è detto, perché poi quando le partite diventano più tattiche, si equilibrano i risultati, stanno un po' più sul crinale dei pareggi, degli 0-0. Sì, è un po' aumentato e probabilmente aumenterebbero di più se la regola del fuorigioco diventasse una regola chiara, che secondo me così con le linee tracciate lo è ancora poco, nel senso che io tornerei alla luce tra i giocatori. Ma l'ho già fatto questo parallelismo, non ho mai capito per quale motivo, se il pallone non è completamente uscito è ancora in campo. Ci siamo? Uh-huh. Allora con lo stesso discorso, secondo me, il giocatore finché non è completamente oltre il difensore è ancora in gioco. Cioè, molto è logica come al solito, invece lì vale il contrario. Quindi oggi è come dire che il pallone sulla linea è fuori. Però secondo me la domanda è: il Milan è la squadra più europea tra quelle italiane, e incontrare la Roma, quindi una squadra italiana in un contesto europeo, non è un po' diciamo limitante per questa squadra? Perché ad esempio stamattina su Gazzetta Garlando dice: Pioli è l'allenatore più vicino a Guardiola in questo atteggiamento offensivo. È da una settimana che stiamo parlando, Jimbo, del fatto che il Milan appunto ha questo atteggiamento che è molto europeo e che in Italia per l'appunto lo penalizza, perché le squadre sono tutte rintanate lì dietro, hanno tutte paura. Bravo motivo per il quale, siccome noi la quadra l'abbiamo trovata, vedevo un'analisi di qualcuno l'altro giorno che diceva che il Milan è iniziato a essere più forte nella fase difensiva perché invece di andare a fare la prima pressione alta attende un po' di più e riparte, ed è in effetti quello che ci ha dato un po' un cambiamento tattico che ultimamente ci ha dato dei buoni frutti, perché il problema nostro è che spesso, non riuscendo a concretizzare le azioni o le opportunità che abbiamo dal pressing alto o per se rubiamo palla al centrocampo, ci troviamo spesso scoperti al contrattacco al contrario, e spesso abbiamo deficitato in quello nella fase difensiva, andando a prendere dei gol che ci potevamo assolutamente risparmiare, a parte quei blackout che ogni tanto capitano alla squadra perché pensiamo che possiamo staccare la spina un minuto e invece no, perché poi succede come con l'Atalanta, che becchi il gol appena dopo che l'hai fatto e non te lo devi permettere mai. Cioè, quindi non c'è un contesto europeo secondo il quale il Milan gioca contro la Roma, è come se fosse una partita di campionato e la devi secondo me affrontare con lo stesso tipo di spirito. Quindi sinceramente il fare un gol più dell'avversario sì, a patto che tu riparti da una fase difensiva e di controllo a centrocampo dove non ti devi far sovrastare, e quindi io sinceramente continuerei a giocare non in maniera europea ma come abbiamo giocato ultimamente, perché il problema del Milan non è soltanto sprecare molte occasioni davanti e potresti realizzare molto di più se non ti va bene, quindi sei lì, ma soprattutto come ricoprire non avendo un incontrista di ruolo come avevamo precedentemente quando avevamo che sì. Questo è il discorso. Leggi le probabili a Jimbo, di fronte ovviamente avremo la Roma, Dybala, Lukaku, esatto. Là davanti non male. Doppia domanda, Jimbo: come si fermano Lukaku e Dybala, e se la formazione del Milan con Calabria, Ciao, Gabbia, Teo, Benasere, Renders a centrocampo, il ritorno di Loftus in tre quarti, quindi fuori Chukwueze, con Pulisic, Leao e Giroud, è la formazione giusta per affrontare la Roma? È la formazione giusta nel momento in cui non hai Tomori, dal quale diventa difficile prescindere. E avendo avuto, ciao, la fascite plantare, e non vorrei, come dire, non vorrei nemmeno, cioè sicuramente come al solito là dietro siamo messi un po' tra l'infortunio di nuovo di Kalulu e Tomori squalificato, certamente non siamo al meglio dietro, ma non per Gabbia e ciao, perché ciao in realtà viene da mi pare allenamenti separati, se non fino all'altro ieri, e quindi
Diciamo che io starei a court dietro, ecco perché dico che secondo me noi dobbiamo giocare molto più, non dico non schiacciati, perché l'errore è quello di schiacciarsi troppo, ma noi dobbiamo diventare molto 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 più fastidiosi a centrocampo, cioè dalla linea di centrocampo dobbiamo, ecco, da lì iniziare la pressione, non magari quei 20 metri avanti che rischiano di creare quella frattura tra centrocampo, dove sì, Benasser va bene, Reinders non è incontrista, è uno smistatore, è abilissimo, ha grande tecnica. È chiaro che e Loftus, secondo me, deve partire non col concetto sì di andare ad appoggiare la punta, ma pensando più alla fase di copertura, ragazzi. Ma ti piace Loftus in quella posizione? La stagione di Loftus in generale? Mi piace se fa molto di più il pendolo e se viene, e se si, come dire, siccome uno con le leve lunghe e c'ha anche una certa facilità di movimento, io penso che capisco il fatto di dover andare ad appoggiare la punta, ma noi il problema ce l'abbiamo, ripeto, sul centrocampo. Devi avere quel trequartista che fa il trequartista, ma che fa anche l'equilibrio centrale, perché quando poi perdi il pallone velenoso lì, perché non ci vai con la cattiveria che conosciamo, perché è un altro dei limiti che ogni tanto abbiamo palesato, no? La Roma è diventata più cattiva della Roma di Mourinho, Attenzione, ci vanno con una veemenza e ti con una ed è per quello che dico, noi dobbiamo stare molto attenti a centrocampo, ragazzi, perché qui è vero fare il gol più dell'avversario, però se poi è la serata in cui, con tutto l'affetto, ne sprechi tante di gol fatti, ed è successo anche nel primo tempo con delle ultime partite, perché abbiamo avuto due o tre partite in cui potevamo tranquillamente fare tre gol subito e ci siamo mangiati un po' di occasioni di gol fatti, lo stesso Giroud gli ha tirato in bocca, adesso non mi ricordo se era contro il Lecce o era la partita precedente. Dopo te lo lascio, Leo, ma sì, perché voglio finire un attimo sul trequartista, perché Gimbo ha detto mi piace Loftus a patto che dia equilibrio a centrocampo, eccetera. È chiaro che stiamo parlando di un altro avversario, il Lecce, anche tu volevi fare la stessa domanda, ma Pulisic in quella posizione, non per tutte le partite, in previsione dell'anno prossimo, ti è piaciuto? Assolutamente sì, ma non... Io ho sempre pensato che potesse essere anche quella la sua posizione, non è stato mai provato perché avevamo, per esempio, sulla Chukwueze che ancora non aveva carburato, adesso che forse puoi affidarti su quella fascia a un'alternativa, secondo me quella è una posizione che può andare a ricoprire Pulisic, perché riesce poi ad avere anche balisticamente più degli altri il tiro da fuori, cosa che Reinders, esatto, già l'ho detto, io mi aspetto di più precisione da parte di Reinders, perché troppe volte da fuori area l'ho visto sempre tirare molto alto. Noi dobbiamo essere un po' più precisi sul tiro da fuori, e in questo forse Pulisic è assolutamente quello più preciso coi piedi. Quindi il 4-2 fantasia che ci ha un po' stuzzicato, che abbiamo visto contro Lecce, con in Europa contro la Roma in questo momento, tu dici, Gimbo, non va bene, è troppo sbilanciato. Io ritengo che noi abbiamo un problema di riversarci molto in avanti, e poi allora con Tomori te lo puoi concedere, con perché Ciao puoi difendere più alto approfittando appunto ragazzi, Tomori se è in palla è Tomori, sappiamo che non brillano per velocità né Ciao né Gabbia né forse solo Kalulu potrebbe, e non ce l'abbiamo, né Kier, e quindi ragazzi, questo è un dato di fatto oggettivo, quello più rapido che abbiamo in difesa centrale è Tomori, non ce l'hai, e quindi secondo me devi giocare una partita di copertura nettamente diversa dal solito, devi pensarla come una partita di campionato e non come una partita di Europa. Ma infatti questo è... e forse vale pure al ritorno, poi in base a quello che fai all'andata e a come te la giochi all'andata devi pensare la stessa cosa magari
al ritorno, ma perché loro hanno una verve, ripeto, bisogna stare attenti perché la Roma non è la Roma di Mourinho. Ma cos'è cambiato però? Perché prima abbiamo avuto ospite un ex calciatore. Che con Mourinho non si trova, ragazzi, che con Mourinho molti di loro erano al 50% della loro cosa, della loro prestanza fisica, hanno ritrovato una brillantezza e una cattiveria che oltretutto all'Olimpico sarà anche coadiuvata dallo stadio che dà un certo tipo di peso specifico all'ambiente, e sono arrivati due volte comunque con Mourinho in un altro percorso in quella competizione avanti, quindi hanno diciamo un'esperienza diversa nella gestione di quel genere di partite, e conosciamo che noi siamo molto fluttuanti umoralmente, quindi io non vi so dire sinceramente, dipende come al solito sempre da noi. Se noi facciamo una partita come possiamo fare, secondo me riusciamo contro chiunque, non solo contro la Roma, però dipende sempre da noi. Noi ancora delle ingenuità, delle distrazioni, dei cali di tensione, dipende dalle AO, ogni tanto ce le abbiamo. Quanto dipende dalle le AO di suo, se facesse quello che ha fatto in due partite tipo Paris Saint Germain e altre cose, sarebbe meglio sempre. E non capisco perché non lo faccio. Io preferisco Leao che gioca un'ora in quel modo e non gioca l'ultima mezz'ora, piuttosto che risparmiarsi per fare uno scatto verso la fine, ma questo è il mio gusto personale. L'atteggiamento, sapendo che da Leao quello al 95% non te lo puoi aspettare, ecco perché da Giroud a Pulisic o a Loftus-Cheek bisogna coprire e ripartire. Io giocherei così. Ma su... coprire, che non vuol dire schiacciarsi dietro, vuol dire da centrocampo dire ecco da qua non si passa, ma da centrocampo, cioè devi fare quello che hai fatto anche in parte con Lecce, attenzione. Sì, Gimbo, ti faccio... e guardate che anche con Lecce hai fatto così, Sì. Ti faccio in realtà non commentare tanto le parole di Cassano quanto il concetto che hai espresso, ovvero no, che Leao non mi, mi dispiace perché io ho simpatia per Cassano, però sinceramente non, sai che non voglio parlare di queste ma stronzate. Ma secondo te Leao è un fuoriclasse o no? Allora, ha la potenzialità per esserlo se troverà... la potenzialità per esserlo se mette, cosa che ormai ha la maturità per fare, quel tipo di concentrazione che abbiamo visto in due partite specifiche. La seconda addirittura non me la ricordo, era di campionato, dove ha fatto una partita straordinaria. Qual era? Quella dove abbiamo detto se Leao giocasse sempre così, oltre a quella con Paris Saint Germain, mi sa con la basta. Se è quel giocatore sempre, perlomeno per 70 minuti a costo di uscire con la lingua di fuori, per me lo è. Dopodiché deve migliorare sulla conclusione, può essere meno lezioso in alcuni casi e più essere più cattivo, ce l'ha delle sue, ancora delle sue cose, però certamente non è solo prestanza fisica, come dice, però dipende molto dalla sua testa, ragazzi, non c'è niente da fare, dipende solo da lui, anche dalla testa di Teo dipende se è un Teo svagato, un Teo sul pezzo, certo. Ragazzi, è così, è il nostro difetto. Quello vale per qualsiasi giocatore, però io mi domando una cosa, intanto... No, quello vale per qualsiasi giocatore del Milan. Esatto. No, non di qualsiasi giocatore. Scusa, ma la concentrazione... È il nostro difetto, Edoardo, guarda, il nostro difetto congenito, insieme agli infortuni, e a cui si è trovata soluzione, quindi si poteva trovare la soluzione precedentemente, e avremmo sicuramente quei 3-4 punti in più che oggi rappresenterebbero sempre che non vinciamo lo scudetto, ma possiamo rompere le scatole, cosa che non possiamo fare per colpa nostra, Lecce, Napoli, Udinese, Salernitana e potrei dire qualche altra partita. Il problema di deconcentrazione è che prendi il gol dopo 30 secondi oppure vai a Rennes e soffri dopo che avevi la partita in mano, è perché è dato da una testa che non sta lì al 110%, cosa che abbiamo avuto durante tutte le partite di un campionato che nessuno si aspettava che vincessimo. Se noi non ritroviamo quella determinazione per 95 minuti senza un secondo di piuttosto alza la mano e di ragazzi, c'è sto con la testa, fate entrare un altro, ma ci deve stare gente che sta lì anche sulla seconda palla, sulla cosa, sulla copertura, sulla corsa in più, sul sacrificio. Se non c'è questo, non ce n'è, andiamo fuori pure con Lecce in Europa.
Questo non c'è dubbio. Abbiamo visto a Lecce, sì. Abbiamo perso 3-2, diciamoci la verità, avevamo perso 3-2, ragazzi. Bravo, anch'io. Così come io non avrei voluto sinceramente il terzo gol con il Lecce, che poteva significare 2-1, perché poi se trovi l'arbitro strano, quello ti danno rigore e ti danno pure l'ammonizione per la cosa. Io sinceramente al netto preferisco vincere 2-0 senza quel gol che sentirmi dire che gli ha dato la ginocchiata in testa, che abbiamo proseguito senza fermarci con l'uomo a terra. Sapete come la vedo io, ma so che sono come dire uno che la penso solo io così, però a me non mi fa piacere vedere quel tipo di gol in conseguenza a un episodio dubbio. Io sono fatto. Jimbo, su mi sposto di fascia, ti chiedo un parere su Pulisic, che fa il suo record di gol in un campionato, 10-13 in stagione con 7 assist. Faccio una domanda un po' provocatoria. No, uno in più. Esatto, la mia provocazione è uno in più di Marcus Thuram, un giocatore che è stato osannato dalla stampa italiana come una delle punte più forti del mondo, 80, 90, 100 milioni. Come mai che uno alla destra fa un gol in più di lui? E ha forse meno considerazione, non lo so. Secondo te, da cosa è dovuta questa diversa considerazione tra i giocatori di una determinata squadra e quelli del Milan? È la stessa. Allora, partendo dal fatto che è un argomento di cui non me ne può fregare assolutamente nulla, come tutte le previsioni, le ipotesi, io cerco di guardare solo i fatti e li giudico dal mio punto di vista, che rimane solo il mio, come sempre. Ecco perché anche le opinioni degli altri le valuto come singole, non c'è una regola scritta, ognuno ha la propria opinione, però io cerco di basarmi sui dati di fatto e sulla partita, tutto il resto non mi interessano i rinnovi, le previsioni, le cose, le valutazioni, queste cose qui. Non c'è un confronto, io guardo quello che ha fatto Pulisic ha fatto una cosa, forse una delle sue migliori stagioni, meno male per noi, non me ne può fregare de meno de Marcus Thuram e dei confronti con Marcus Thuram, dei confronti che fanno gli altri, non me ne frega niente delle eventuali stelle di cartone, non mi interessa, ritengo che sia un bene per noi, che sia sbagliato dire che è stato un mercato fallimentare, che il mercato non ha portato su alcuni elementi, non ha portato nell'immediato, poteva portare un po' di più su Musa e un pochettino di più su Chukwueze, sicuramente su Chukwueze molto prima, ma solo per la questione dell'investimento che è stato fatto su Musa. Per il resto mi sembra che sia un mercato e un'integrazione di 10 giocatori in una rosa con tutti i problemi che abbiamo avuto, di cui si possono fare tante critiche a Pioli, ma ha anche saputo ritrovare la quadratura del cerchio. Non lo dico io o il fatto che abbia simpatia o no per Pioli, al quale comunque do delle responsabilità di alcune valutazioni in alcuni momenti. Lo dico perché lo dicono i numeri, e uno può avere l'opinione che vuole, e alla fine, ma non so, le 7 vittorie sono i numeri in totale, abbiamo più punti di quando abbiamo vinto lo scudetto, fine. E ne potevamo avere molti di più se non buttavamo via delle partite per un'ingenuità totale e per presunzione e risultato acquisito. 2-0 a Lecce, 2-0 col Napoli, fine, senza fargli toccare palla, e per poi buttare tutto, sperperare tutto. Quindi il Milan deve rammaricare solo sui propri difetti e non sulle qualità degli altri. Ah sì, questo non c'è dubbio. Jimbo, in chiusura, com'è stato Camillo Benso Conte di Cavour? Non ci avevi detto una balla, era una bella sorpresa, per chi ha visto. Beh, è una grossissima sorpresa. Hai visto quanto era enorme? Beh, ho preteso di non essere messo nei trailer per non svelarla, e che fosse per una volta mi hanno dato retta, e credo che infatti sia stata una bella sorpresa. È stato divertentissimo, faticosissimo. Quanto perché ci hai messo a trasformarti così? 4 ore e mezza ogni mattina. Ammazza, 4 ore e mezza trucco ogni mattina? E quanti sì giorni hai girato? Ma no, per fortuna alla fine erano solo 3 giorni, però insomma calcola che a quello poi ci aggiungi le 12 ore lavorative più l'oretta per levarti tutta quella roba e quello che durante devi tamponare, perché all'inizio così, la quindi stai in mezzo più o meno, ma io sono abbastanza è che tu sei attaccato con un mastice che insomma, voglio dire, devi avere un grado di tolleranza forte per l'obiettivo che c'è da raggiungere, perché era un'occasione irripetibile quella di poter fare uno che è diventato 150 kg con la capacità poi del trucco di Walter
No, ma incredibile, posso ragazzo... dire, incredibile, sembrava che fossi tu, cioè non... Ma io avrei amato fare, ti giuro, mi sarei sacrificato tranquillamente per 6-7 settimane per fare un film tutto così, ma se me lo richiedessero lo rifarei subito, e ti dico che l'ho fatto il 13 e il 23 di luglio ho girato quelle scene, quindi c'era fuori una temperatura. Ma scusa, perché tu col My Agent, da quello che ho capito, costruiscono i personaggi veri, cioè Jimbo Tognazzi è lui e interpreta se stesso, partendo da quelle che sono un po' le caratteristiche del carattere, un po' le fobie, un po' le... Quindi è una roba tua, Jimbo, che per calarti, perché poi ci sono gli attori che per interpretare appunto un ruolo di uno oversize si mettono e acquisiscono quei 20-30 kg che certo. Poi dopo dovrai smaltire. Christian Bale, ma io l'ho fatto, io l'ho fatto nel 96 con l'Ovest, sono partito da New York che ero 74 kg e sono arrivato 20 giorni dopo a Los Angeles che ero 92. Ma come si fa, Jimbo? Scusami se te lo chiedo, cioè nel senso nella se magna. Poi in America non è difficile, perché sì, tutto ti gonfia tre volte tanto. Io mangiavo di tutto, di più, Kentucky Fried Chicken, hamburger, roba. Io poi ho uno stomaco che posso mangiare senza ritegno. Voi non avete idea di quello che posso mangiare. Io è come sono stato abituato da mio padre, come dico nella scena di Call My Agent. Ma in realtà lì era l'opportunità del fatto che ci sarebbe stata una trasformazione fittizia che era un gioco di trucco, e perché non ci sarebbe stato il tempo necessario neanche di farlo certo, realmente, però lì passa per uno che l'ha fatto realmente. In alcuni casi si può fare, in alcuni casi è superfluo se hai delle capacità tecniche come quelle che avete visto lì di ricostruirle. Sì. Tutte e due portano delle complicazioni, l'ho avute Santa Maria in Freaks Out quando si doveva tutto ricoprire di peli. Non sono l'unico, io l'ha fatto Favino. Non siamo in tanti che facciamo le trasformazioni, esatto. Però è chiaro che però perché sono un po' io sui capelli e le parrucche che mi cambiano notevolmente sul personaggio, ho basato molto della mia carriera e l'ho fatto molto più di altri. Altri cambiano pettinatura e si accontentano di fare un altro tipo di lavoro. A me diverte fare quello, quindi non è una critica, ho sempre preso quello, arrivo da quel metodo di studio, però non è che necessariamente sempre devi arrivare allo stravolgimento, una parte di te c'è sempre. E però a me piace andare io verso il personaggio, in questo caso andavo sempre verso Jimbo, ma Jimbo di 150 kg e la motivazione era uno che invece l'avevo voluto fare col metodo e poi si ritrovava invece a non avere più l'obiettivo per cui era diventato 150 kg e averne un problema, ma era troppo divertente e troppo allettante e anche troppo pertinente a quello che è il mio lavoro. Perché se l'avessi messo, faccio un esempio, su un mio amico carissimo, un grande attore che è Giampaolo Morelli, non è che Giampaolo, diciamo, si è caratterizzato per le trasformazioni, no? Ha inventato Coliandro, ha inventato dei personaggi, ma è sempre abbastanza lui, lo riconosciamo Giampaolo, no? Piuttosto che ne so, ci sono altri attori, Elio Germano, piuttosto che Borghi, piuttosto che ma ti sarebbe Favino, piaciuto fare Rocco a proposito di Borghi? In che senso mi sarebbe piaciuto come fare ruolo, Rocco? Come ruolo? Ma Rocco devi essere già in quella linea, la capacità di Borghi è quello di essere talmente tanto già vicino su certi dettagli tecnici di cose che la trasformazione diventa più semplice, non so come dirti, ed è necessaria. Poi c'è un lavoro sul linguaggio, c'è un lavoro e poi bisogna avere quella sbergia sotto che ha anche Borghi, perché Borghi ha la sbergia, ha veramente il banolo, ammazza, io gli faccio i miei complimenti. Beh, io mi sarei dovuto aiutare, mi sarei dovuto far fare un prostetico anche lì, un minimo, perché veramente lui è sovradimensionato, cioè se la combatte con Rocco. Vabbè, e poi ho scoperto dall'intervista di Belve che è ossessionato dal sesso e che ne fa molto di più delle 92 scene che ha fatto nella serie. È vero. Devo dire, non è dispiaciuta per nulla, anche se è molto romanzata. Prende ispirazione, ma è molto romanzata. Vabbè, ma se non si poteva fare però, anche quell'operazione che hai fatto per Camillo Benso, anche quello che ti dicevo, io l'avrei richiesta o mi sarei aiutato soprattutto con i pilloloni del Conte Mascetti,
che vi consiglio di provare, che sono naturali, con erbe naturali, erbediafrodite.com, sapete di che parlo, di cui ogni tanto, così per vantarmi con mia moglie, così per divertimento, e devo dire che c'è una vasodilatazione di un certo livello. Certo. Ma scusa, diciamo, lei cosa ha detto però della tua trasformazione? Adesso che un po' di tempo c'è un gamberetto morto in questo momento specifico, ma se andassi a prendere il pillolone o lo spray, beh, tempo qualche ora e tornerei a essere quasi in competizione con Borghi. Che meraviglia. No, perché sennò qui mi chiudono, Gimbo, però volevo sapere, scusa, tua moglie... È un muscolo, va tenuto in allenamento, se sì, ormai beh. Sei un uomo di una certa età, non è che hai quell'allenamento e quell'ossessione. L'allenamento significa 2-3 volte, cioè devi proprio tenerlo sempre... È sempre allenato, certo. Bisogna... siccome non è così, diciamoci la verità, siccome non è così, hai il periodo gamberetto e il periodo in cui torni a essere gamberone. Similborghi, no. Non si... Sì, gamberone alla griglia, però. Ma scusa, no, in chiusura veramente al volo, cosa ha detto tua moglie della trasformazione in Camillo Benso? Che ribello, no? Ha detto preferivo quella in Rocco. Direi che no, si sono divertiti tutti molto. Si sono divertiti tutti molto a vedermi. Ma voglio dire, lei non mi ha visto così e non sono mai arrivato a 150, ma ragazzi, 92 per me erano tanti. Se rivedete l'Ovest, che è impossibile trovare, vi rendete conto di come una fisarmonica parto in un modo e arrivo veramente bello, e anche perché io mi gonfio soprattutto sui fianchi e sulla pancia, ma mi rimangono le braccine e i polpaccini, e vanno solo di cosce, pancia e fianchi, mi allargo tipo, divento tipo una sorta di bottiglia di Campari. Beh, stretto in alto, stretto di spalle, allargandomi verso il basso. A pera. Gimbo, grazie, Gimbo. Chiudere, ti vogliamo bene. Buona partita questa sera. Forza Milan sempre. Forza Milan sempre. Io confido nella determinazione. Quanto godrei. Cioè, preferisco anche un risultato che dobbiamo combattere al ritorno, ma vedere le partite che ho visto ultimamente, dove c'è un Milan che sta veramente sul pezzo, ma ci deve stare 97 minuti proprio di brutto, di brutto, in ogni dettaglio, perché sennò ho paura di noi stessi. Speriamo che qualcuno dei giocatori del Milan ci stia seguendo. Gimbo, ancora un abbraccio prestissimo. Grazie. Ciao, t'arrabbiata più come se fosse Antani per due con lo scappellamento. Ciao. Ciao. Va bene, abbiamo veramente sforatissimo, chiedo perdono a tutti, però ragazzi ci stava, perché insomma questa roba faremo un approfondimento su gamberetti, gamberoni eccetera, ma un altro giorno, perché siamo veramente in chiusura. Grazie a Morgan in regia, Leonardo Menini, ciao a tutti, Gimbo Tognazzi, Alessandro Bastrini, Gianluca Docimo, il GOAT Daniele Sporchia, e tutti a voi. Ci vediamo domani con lo scappellamento a destra, anzi no, domani io non ci sarò, quindi scappellamento a sinistra con Menini e Giovanzana. Noi ci vediamo lunedì, ciao. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora, come tutti i giorni, ore 13. Per fare tanti gol.